far vedere agli allievi gli originali è veramente una miniera d'oro. Perché si possono vedere le tecniche, i materiali, le correzioni che sono importanti per vedere un po' il procedimento, il metodo dell'insegnante, del disegnatore. E poi, per esempio, in questo caso, mettendo a confronto le tavole originali del Texone, Tempesta su Galveston, e quello che sta per uscire, Mississippi Ring, vediamo anche come utilizzare il segno grafico, lo stile, la cifra stilistica in funzione della storia. Perché, per esempio, il Mississippi Ring, il maxi tex che dovrà uscire in edicola il 16, era un po' un viaggio tipo Odisseo, cioè i personaggi percorrono il Mississippi da Houston fino a St. Louis, e quindi cambiano i posti, i personaggi, le ambientazioni, quindi leggermente ho cambiato un po' lo stile con un'incrostazione più controllata che mi consentiva di definire meglio le città, gli arredi, i dettagli e anche i personaggi, che ovviamente, se hai questo percorso appunto Odissea su appunto l'anello fluviale del Mississippi, cambiano spessissimo, quindi per far capire ai lettori meglio gli spostamenti dei personaggi ho cercato di essere un po', usare un po' più un'inchiostrazione alla francese, mentre quello del Texone era un'inchiostrazione più dinamica, una citazione e un omaggio inconscio a Ticci, ecco. Mentre questo un po' va più verso Giraud di Blueberry. Comunque, far vedere gli originali è sicuramente molto molto istruttivo. Per quanto riguarda la documentazione, in questo caso ognuno ha la sua metodologia. Dal materiale che ti manda lo sceneggiatore, adesso catturato su internet, una volta si usavano molto i libri, io faccio anche una ricerca ulteriore, perché avendo anche un disegno a linea chiara e cercando anche ovviamente un controllo dei neri, perché in questo caso è necessario, però dovendo poi disegnare molto da vicino le situazioni, i dettagli, le decorazioni, eccetera, quindi faccio una ricerca che va da film che mi sembrano utili a libri che parlano dell'argomento. Per esempio, sicuramente una cosa che ho dovuto disegnare ed è stata, insomma, una cosa abbastanza complicata, è tutte le barche, le navi, che erano moltissime, dovevano essere differenti proprio per far capire al lettore il cambio di location. Quindi mi sono documentato con fotografie dell'epoca, con libri legati appunto al Mississippi, ai commerci del Mississippi, e mi sono anche aiutato con un film western, diciamo così, abbastanza ironico, che si chiama Maverick, interpretato da Mel Gibson, dove ci sono gli interni di una tipica nave dell'Ottocento. Allora, la storia è molto lunga, sono 340 pagine, ci ho messo 3 anni e mezzo, forse qualcosa di più, anche perché essendo così impegnativa, e anche essendo impegnativo proprio il soggetto, la storia, la serie, eccetera, quindi ho dovuto curare molto di più l'inchiostrazione, perché con l'inchiostrazione si riesce a definire meglio quello che disegna Maria. Di solito io a matita riesco a essere anche molto veloce, e poi invece perdo tempo quando graficamente definisco il tutto. Il mio modus operandi è legato anche al tipo di storia che sto illustrando, quindi capita spesso che una storia ci metto veramente poco tempo, invece in altre e allungo un po' il timing, ma insomma questo è normale, fa parte del mestiere del disegnatore. Comunque credo di averci messo un tempo accettabile per una storia così lunga e così impegnativa. Per quanto riguarda l'uso didattico del materiale
prodotto, come abbiamo detto prima, gli originali sono veramente importanti, una miniera d'oro per insegnare, perché poi all'interno del fumetto ci sono talmente tanti elementi legati al mondo delle immagini che poi scopri che puoi parlare di incrostazione, di disegno, ma anche di scenografia, di costumi, di prospettiva, eccetera, guardando proprio la sequenza delle vignette. Per esempio, io ho sicuramente quello che cerco di fare con queste tavole originali è stabilire un contatto con gli allievi, anche quelli che non sono interessati propriamente al disegno così realistico, per capire un po' com'è il controllo dei neri e com'è la simulazione, la modulazione, la simulazione della linea per arrivare al tridimensionale. È sicuramente un tema trasversale, va bene anche per l'umoristico, il grottesco o il realistico, cioè modulare il segno dando l'illusione della tridimensionalità è sicuramente una cosa importante quando si insegna per esempio inchiostrazione, e ci si può arrivare attraverso varie componenti, lo studio dei maestri oppure una metodologia che accorcia i tempi con degli esercizi sperimentali usando degli stamponi, oppure provando anche a cambiare materiali, per esempio l'inserimento dell'iPad con l'uso di ProGrid per l'inchiostrazione, che io ho imparato in tempi abbastanza veloci, strano perché appartengo un po' alla generazione che un po', come posso, indigerisce difficilmente il digitale, ma ProGrid veramente l'ho subito capito. Anche l'uso del digitale collegato appunto con l'esperienza del lavoro manuale può essere utilissimo per imparare cose nuove sul mestiere, perché imparare il mestiere, l'ABC del mestiere, non è complicatissimo, ma far uscire, far emergere dall'allievo la sua personalità e quello che lui riesce ad ottenere seguendo un po' le regole, ma anche seguendo il proprio istinto, secondo me è il compito che ha un insegnante che fa questo lavoro con passione.